Salento Puglia, located on the tip of Italy's southeastern peninsula. It's here that the Conversano family have carried on a tradition of farming for generations. Today, Simona will be preparing a special vegetable dish using Kewpie mayonnaise to go with delicious local Puglia wine. Wines crafted from the Negro Amaro grapes are a distinct feature of popular wines in the region. With relatively short vines, Negro Amaro is well suited to regions with minimal rainfall thanks to an exceptional ability to absorb groundwater. The Conversano family has selected a rosé wine from their friends and wine producers at Scola Sarmenti. La particolarità del Salento che lo fa distinguere rispetto ad altre regioni d'Italia è la produzione del vino rosato, che viene in particolare fatto prodotto dalle uve di Negro Amaro. È un metodo tradizionale di lavorazione, quindi queste uve rosse che vengono vinificate in rosso e il giorno dopo viene fatta la svinatura e viene preso il fiore che si lascia fermentare per alcuni giorni. Simona will be making a vegetable dish to go with her wine selection. She adds capers and olives to a combination of sliced onion, tomato and potato. After adding the olive oil, it's now time for Kewpie mayonnaise. Simona's first impression? Ha la sensazione di aceto, si sente molto, l'aceto è molto buono. Ogni tanto mettiamo anche delle uova sode all'interno di questa insalata, per cui credo che sia il giusto ingrediente per poterla definire un'ottima insalata. A dining table for the evening is prepared in the garden, where they are joined by the Calabrese family of Scala Sarmenti Winery. E questa è la mitica insalata di patate con la maionese. Cin cin alla cuoca! Cin, 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 moglie, cin. As the evening progresses, everyone naturally begins to dance to the traditional pizzica music. The sound of music and laughter reverberates throughout the farm. This is happiness around the dinner table in Puglia.